Ciao amici, allora oggi facciamo 5 minuti di crow. Qualcuno mi ha chiesto di questa presa e devo dire, ammetto che ci soffro ancora io, ci lotto ancora io, mi vengono altre prese migliori che crow, però mi avete chiesto, io ti posso semplicemente far ragionare come ragiono io, con una premessa. I 5 minuti devono diventare una costanza, ok? 5 minuti non è 5 minuti che ti cambia il corpo, è il fatto che lo fai tutti i santi giorni che ti cambia il corpo. Così, tutti i miei amici che stanno là fuori sono frustrati perché sono bloccati, frustrati perché sono fermi, frustrati per qualsiasi entità. Ciao Federica, buongiorno. Per qualunque blocco mentale, fisico o quant'altro, inizio. Allora, l'unica cosa che può cambiarti la vita è iniziare, non c'è altra soluzione. Inutile stare seduto sul divano a sperare che qualcuno ti può cambiare la vita, a sognare che cosa adesso se io vado in palestra poi comincio a immaginarmi più magra, immaginarmi più forte, immaginarmi tutto quanto. Ma l'immaginazione non è l'azione, l'azione è quello, ok? Immaginare per carità, proiettare positività, la forza di positività che ci permette di ottenere i nostri risultati è importante, ma non può essere che io soltanto con il pensiero modifico il corpo, posso soltanto utilizzarlo come spunto di inizio. Allora, qualcuno mi ha chiesto di fare i crow. Torno indietro, per fare i crow ci servirà un tappetino e vi invito di avere due blocchi che ci permettono di avere un sollevamento, ci aiutano a sollevare poco poco di più. Ovviamente prima di fare i crow devi fare molto di più di 10, 5 minuti o 10 minuti di riscaldamento, però comunque vi faccio fare un paio di pose di riscaldamento e poi andremo a tentare di lavorare in crow. Allora, cominciamo semplicemente con cat-cow. Guardo la pancia e tiro su e guardo la pancia e tiro su e pancia e su e pancia. Ok, quando noi andiamo a lavorare con qualsiasi presa, stiamo attivando i polsi, ok? Così fate un piccolo cerchio intorno ai polsi proprio per attivarli, ricordando che le prime volte i polsi non ce la fanno, non ce la fanno. Di nuovo, 5 minuti qui, 5 minuti lì, mi fanno male, mi fermo un attimo e li stiracchio, li ritorno da capo, ok? Sono tutti movimenti che 5 minuti dopo 5 minuti comincio ad avere altre forza. Ok, stendiamo le gambe, andiamo looping dog, pedalo con le gambe semplicemente per sentire e riscaldare, perché ovviamente prima di andare a fare prese ti devi riscaldare, perché se parti troppo fretta, troppo in velocità, rischi poi di infiammarti. Ok, mi sollevo sulle punte e comincio a tirare dentro la pancia e cammino piano piano, vedi, proprio sulle punte, portando peso sulle mani, ok? Perché questo è l'unico modo per fortificare il nostro prese, ok? E senti l'attivazione del core, piega le gambe. Braccio in avanti, io sicuramente sforo se vado su. Sforo, ciao! Sforo, però sono comunque qui per voi. Scendiamo giù. Allungo giù. Guardo in avanti, mani giù di nuovo. Tiro indietro in plancia e scendiamo in 5, 5, 4, 3, 2, rimango e vado destra-sinistra, destra-sinistra. Che cosa hai fatto, Lula? Dove c'è Lula? No, Lula! Scusate, ma mio cane ha appena fatto. Ma Lula! Oh, mamma mia! Ale, Lula mi ha lasciato un regalo qua, eh? Vai! No, vabbè, tranquillo, posso andare avanti. La puzza, ragazzi, vabbè. E la bella della diretta è questa. Ok, perfetto. Ritorniamo e scendiamo in 5, 4, 3, 2. E vai destra e sinistra, piano piano. 5, 4, 3. Appoggiati completamente. Apri le braccia, spingi sul polpastrelli. Oscillating cobra, su e scendo giù. Inspiro su e scendo giù. Semplicemente provando a riscaldarci prima che andiamo a fare la nostra cobra. Tiro su e scendo giù. Facciamo ancora due volte. Su, scendo giù e
è su e scendo giù. Mani all'altezza del petto, vado in plancia, tiro su, downward looking dog. Ok? Semplicemente riscaldandoci, provate di portare il bacino verso le gambe. A passo Alessandro, vai amore, tanto siamo in diretta Facebook. Saluti amici. Dov'è? Di là, dietro. Fantastico. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, di nuovo, sollevo sulle punte, addominali tesi, porto le mani su, i polsi. E qui mi sto provando semplicemente di sentire lo spostamento sulle mani, che queste non mi sollevano, ok? Su, 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 scendo con i talloni, guardo in avanti, allungo, siamo soltanto in fase di riscaldamento, piego, squat, trattengo, mani indietro, allungo le spalle indietro, petto sulle cosce, allungo, tiri fuori con i gomiti. Hai visto? È fantastico! Il momento elegante della mattina, fare un po' di calistenico e c'è il cane. Ta ta ta! Ok, torniamo indietro. Scusate. Allora, tornate in Downward Looking Dog, scusate. Siamo qua, addominali tesi, ancora 4, ancora 3, ancora 2. Abbasso le ginocchia. Scendiamo indietro, siamo seduti sui talloni, se non riesci a sederti sui talloni portati su sulla punta dei piedi. Ok, adesso andiamo a fare un'altra presa che aiuta proprio a avere questa sensazione di sollevare il corpo su le spalle. Ok, mani all'altezza delle ginocchia, tireremo le ginocchia fino al petto, tratteniamo diciamo l'addome e siamo sul collo del piede. Allora, 4, 3, sollevo, lo facciamo per 5. E provi di portare le mani, proprio peso sulle mani, sollevate anche il collo del piede se volete, ma questo ti dà un'ottima sensazione di che cos'è e che cosa sarà il crow. Perché il crow è un perfetto bilanciamento tra, cioè c'è un punto, un fulcro, e come a un certo punto in crow dovresti sentirti completamente libero del peso e sei perfettamente controbilanciato, cioè è meno forza e più equilibrio, e quell'equilibrio viene soltanto quando cominciate a potenziare anche la parte superiore del corpo. Ci ho messo anni e non ce l'ho ancora, cioè io non sto qui a dire oh, sono il guru di tutti, non sono il guru di nessuno, però io penso che anche è molto importante vedere le persone come me che stanno ancora nel viaggio, perché se tu non inizi il viaggio non puoi arrivare alla posa, ok? E molti vedono questi guru che la fanno da 30 anni, sono perfetti, fanno delle cose che io ogni tanto dico ciao, domani. Però intentando e provando è quello l'unico modo per imparare e prima o poi anche tu diventare un guru. Ok, di nuovo mettiamo qua, lo portiamo su per 10 e lo facciamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Ok, prima cosa per fare i crow ti serve un pantalone, perché se il braccio è sudato scivola, ok? Perché il crow lo mettiamo da qui, chiudiamo le gambe qua e andremo in avanti. Però ecco il mio scamotage, io prendo i blocchi, me la metto i blocchi anche vicini volendo, ok? La posso anche mettere vicino, posso anche mettere più alto se vuoi, metto due blocchi qua e appoggio la testa. Ok, a questo punto questa è un crow assistito, ok? Come la facciamo? Ci mettiamo il ginocchio all'altezza del tricipite, mani subito giù, e polpastrelli, usi la polpastrelli, ok? Cioè proprio aggrappo a terra, appoggio la testa e a questo punto comincio a sentire l'attivazione di quello che mi serve per l'addome. Poi provi semplicemente di staccarti dal tuo, come si chiama, cuscinotto e poi ti riappoggi su. E poi il vero crow è guardando in avanti, ok? Porto in avanti il petto, porto in avanti lo sguardo. Ovviamente quando stiamo imparando, la prima cosa che dobbiamo cominciare a capire è l'attivazione delle gambe che chiudono, attivazione della pancia che si ritira, e così piano piano spostiamo i nostri blocchi. Allora il blocco diventa più basso, però non andare a partire in crow e cadere su il cuscino. Poggio prima la testa. Ok, trovati una bella posizione della testa e a questo punto provi di indietreggiare, sollevare, e poi se putta caso ricadi in avanti hai un cuscino sotto di voi, ok? Così, cuscino qua,
stringi bene con le ginocchia, sollevi i talloni e poi trovi questo punto di bilanciamento. Ok, questo è il modo per fare i crawl. L'altra cosa che tra una crawl e l'altro darti tempo di recupero. Se provi di fare crawl, 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 ti stanchi e poi ti frustri perché non ti sei dato tempo per poi imparare a diciamo, recuperare il centro, perché comunque l'equilibrio, per l'equilibrio ha bisogno di essere calmo, coeso, cioè tutto deve essere coinvolto dall'addome, dalla braccia, le gambe, tutto insieme, e dopodiché si riprova. Allora, l'ultima prova che facciamo, la facciamo anche senza, ripeto, io non sono maestro del crawl, che è una pose che a me mi mette a dura prova, anche a me, però quando andiamo a fare, a questo punto il mio sguardo è qua, ok? E mi porto davanti, guardando davanti, e poi provo di sollevare le gambe, però ripeto, è un work in progress. And stop. L'altra cosa ci hanno detto, io non lo trovo molto utile, però ho visto altri maestri farlo, di farti una sorta di punto di partenza, no? Di portarti i piedi in su, no? Che ti portano su, metti e poi ti permette di andare in avanti, ma secondo me ti sbilanci più che altro. Io preferisco di fare questo. Tac, questa è la prima cosa per crawl. Poggiti la testa, poggiti le gambe e poi dopodiché provi di tornare indietro. Per voi che mi avete chiesto di fare i crawl, questo è il mio piccolo contributo che mi avete chiesto di fare. Spero che passate una giornata bella. Per tutti i miei amici che sono di now, adesso vi faccio un altro challenge. Adesso vi vado proprio proprio in questo preciso istante, vado a registrarvi la nostra allenamento al muro. Ok, vi faccio vedere per i miei amici di now che cosa faremo. E che abbiamo un challenge ogni mese per i membri Gold. I membri Gold sono quelli che hanno tutto accesso ai live, challenge e quant'altro. E oggi cominciamo a fare l'allenamento al muro e tutti questi movimenti che sono di nuovo un altro allenamento calistenico pazzesco così. Vi saluto tutti i miei amici su Facebook e su Instagram. Ciao a tutti. Adesso vado a lavorare per Now, No Ordinary Workout, Now, jcooper.com, la mia palestra online. Ci sono abbonamenti di 9,99 euro al mese per fare il base, o altrimenti 19,99 euro al mese per avere webinar, live, challenge. Ci sono 16 live al mese e non ci sono solo io, c'è anche Patrizia Mantovani che fa 30 anni Pilates, è una donna pazzesca. C'è Vincenzo Ghizzoni che è l'allenatore di serie A2 di pallavolo, che fa functional e thunderbell, e siamo tutti insieme. Io faccio corpo libero, faccio fluid e faccio super jump, e insieme abbiamo la palestra dove, se volete veramente diventare serie sull'allenamento, vi aspettiamo. Baci a tutti quanti, passate una giornata beata. Ara Rassegno di Sport, Fitness e Recupero. Ciao!